arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Benvenuti a Replay. Dopo la prima vittoria di campionato, il nuovo Pescara di Massimo Oddo, fare i puntati sulla trasferta di Bari. I biancoazzurri contro il Perugia hanno ritrovato i tre punti, anche una buona prestazione, il calore dei propri tifosi, insomma un turno che è stato positivo sotto molti aspetti. Analizzeremo anche l'intera giornata di campionato con i seguenti ospiti. Salutiamo e ringraziamo l'allenatore Andrea Camplone. Buonasera mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco abbiamo un altro allenatore più giovane che oggi guida la Primavera del Lanciano, ex difensore del Bari, giovanissimo nazionale, Alessandro Del Grosso. Buonasera Alessandro. Buonasera. Grazie per essere qui con noi. Alla mia sinistra invece due colleghi. Luigi Di Marzio del Centro, buonasera Luigi, buonasera, ben rivista, e poi il nostro compagno di viaggio Francesco buonasera, Di Francesco. Salve. Buonasera Francesco. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini che ci aggiorna subito sui posticipi della giornata. Buonasera Andrea. Enrico. Certo Enrico, buonasera. Beh, è un lunedì sera ricco di avvenimenti calcistici perché in Serie A si sta recuperando il match rinviato ieri per pioggia, Sampdoria-Bologna, siamo sullo 0-0, ma la partita ha avuto inizio alle 20:45 e più avanti perché si è iniziati alle 20:30 a Latina, allo stadio Francioni, 0-0 anche tra Latina e Trapani. Questi gli aggiornamenti, poi i soliti numeri per poter interagire con noi, 085 93 0020 per prenotarvi telefonicamente, oppure il 392 623 7060, i numeri li vedete in sovrimpressione, per mandare gli sms a te. Grazie Andrea. Allora, Andrea Camplone è stato allenatore del Perugia fino al mese di giugno, ex capitano del Pescara, poi nella partita di venerdì sera si è cimentato, non so se per la prima volta, come commentatore Sky. Non sta pensando ad una nuova esperienza? No, assolutamente no. Che mi ha chiamato Sky, visto che ho allenato diciamo tutte e due le squadre, ho anche giocato con tutte e due le squadre, allora ero la persona giusta per commentare quella partita. Difficoltà di questa nuova esperienza? No, vabbè, è stata una cosa simpatica, bella, dai, ho rivisto tanti giocatori in campo, gli ex miei allievi, diciamo, quindi è stata una cosa simpatica. Venerdì sera tifava Pescara, però, ma io anche tifo, prima della partita. Ma io tifo Pescara, che c'è, sono pescarese doc, quindi è normale che tifo Pescara, poi è normale, dove vado a lavorare devo per forza tifare la mia squadra, anche perché se vinciamo va tutto riguadagnato. Allora, tutti abbiamo detto c'è una grossa differenza tra il Perugia di quest'anno e quello della scorsa stagione. Il suo Perugia era squadra che giocava a calcio, Bisoli ha altre caratteristiche, ogni allenatore poi usa un proprio metodo, però è un Perugia, ripeto, diverso e non di poco rispetto alla passata stagione. Però facciamolo dire prima agli altri, poi sentiamo Camplone. Del Grosso? Io l'ho visto, poi lo seguo spesso perché giochiamo insieme anche nella Wisp. Perciò... Di questo poi ne parliamo perché è un altro argomento. No, è un gioco diverso, quello suo dell'anno scorso l'ha dimostrato senza che nessuno può dire il contrario, facendo la partita, iniziando sempre a giocare da dietro, uscendo sempre palla a piede, palla a raso terra, insomma metteva in difficoltà, ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha incontrato, poi ha avuto la sfortuna di incontrare il Pescara nella semifinale playoff e lì si è fermata la sua corsa, però penso che questa squadra di quest'anno rispetto all'anno scorso non ha un gioco, quella del Perugia io parlo, non è un gioco e poi ha molte caratteristiche, diciamo, solamente di voglia di fare, di cercare di fare qualcosa, perché comunque sono due tecnici totalmente diversi. Ecco Luigi, avrai anche sentito cosa ha detto Bisoli negli spogliatoi, tra poco rimetteremo in onda soltanto un piccolo pezzo di quella conferenza stampa, ma era proprio convinto di quanto ha dichiarato Bisoli, al contrario di tutte le chiavi di lettura che sono state date sia giornalista di Pescara che da quelli di Perugia.
Guarda, io ho ascoltato una parte della conferenza stampa perché stavo chiudendo il mio pezzo. Sono rimasto sconcertato quando ha detto Rosati non ha fatto nemmeno una parata. Sinceramente penso che abbiamo visto due partite diverse. Sono d'accordo con quello che dice Del Grosso. Cioè, Perugia comunque è una piazza che è sempre stata abituata al calcio, tra virgolette, spettacolo, a un calcio frizzante. Non perché qui c'è Camplone, però l'anno scorso il Perugia di Camplone giocava alla grande, faceva anche divertire, ha detto anche di tantissimi colleghi di Perugia, insomma, che rimpiangono anche quel tipo di gioco. Vedere una piazza come Perugia, un allenatore come Bisoli, che secondo me non c'entra nulla col credo calcistico che possono avere i tifosi del Perugia e la storia di quella società, penso che sia un po' una bestemmia, secondo me. Sinceramente, ascoltando la conferenza stampa di Bisoli, sono rimasto sconcertato, perché insomma... Il Pescara ha faticato un pochino nel primo quarto d'ora, poi si è sbloccato, è stato un po' come un diesel, no? Pian piano sì. È uscito fuori. Però sentir dire Rosati non ha fatto nemmeno una parata, sinceramente sono rimasto un po'... Sentiamo un minuto di quanto ha dichiarato proprio Bisoli a fine partita, perché veramente non sapevamo se scherzava o se parlava sul serio. No, c'è stato anche uno screzio con un collega, tra l'altro, in sala stampa. Sì, sì, anche con Calvi. Sì. Andiamo a risentire Bisoli. No, anche in conferenza stampa c'è stato lo stesso problema, le hanno fatto notare se il Pescara meritava la vittoria. Cioè le occasioni da gol... Siete di parte voi? No, non siamo di parte. No, le occasioni da gol sono state del Pescara, non del Perugia. Ah bene, capito. Abbiamo visto anche... Mi dica che parate ha fatto Aresti. 27esimo. Ma l'ha vista le due palle di in cima alla riga di Ardemagne e di testa? Non l'ha vista? Vabbè, comunque ognuno la vede a modo suo. Ognuno la vede a modo però... suo, ma è bello per quello il calcio. Io, beh, ma io sono qui a far polemica, io sono che uno di... Lei parla della sua, lei tira di parte, io sono di parte del Perugia, quindi ognuno quindi, va... Insomma, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, secondo me? Nettamente, secondo me, sì, nettamente, sì. E sono straconvinto di quello... Quindi che... è soddisfatto della prova dei suoi? Nettamente. Se il Perugia se il Pescara è candidato alla Serie A, io ho detto che ho 4-5 squadre più forti di noi e oggi abbiamo giocato con una candidata per giocare alla Serie A. Questo Adriatico non le porta fortuna, anche con il suo Cesena qui contro Cosmi perse. Benissimo, vuol dire che io non ci tornerò più, così beh, a posto, così vedrete voi adesso la prossima volta da me, va bene. Senta, in prospettiva ritiene proprio che Pescara e Perugia siano tra le, non dico le favorite, tra le squadre più competitive? No, noi non siamo favorite, abbiamo detto che sono 4-5 più forti di noi. Pescara è reduce da una finale playoff, quindi sicuramente si candiderà, l'ha detto a tutti che lotterà per la Serie A. Noi abbiamo detto che siamo una squadra dove dovremo lottare per arrivare nelle prime 7-8 e sono convinto che diremo la nostra. Francesco, sei d'accordo con Bisoli tu? Ripeto, faccio bene che non ci vado più in sala stampa. Sono stanco, proprio stanco. È qualcosa... È dei tempi di Ottavio Bianchi, te lo ricordi? Il Napoli che viene qui e vince con un gol di Maradona 1-0 e il Pescara gioca meglio del Napoli. E me ne se lei ha visto un'altra partita. Io, siccome non sono educato come voi, gli risposi a loro Ottavio Bianchi, stiamo parlando di una vita fa, qui se c'è uno che ha visto un'altra partita è lei. Se vuole rispondere, risponde. Se no, se ne va e noi intervistiamo altri. E così era da trattare Bisoli in quel modo, che non è la prima volta che fa così, non solo sì, a Pescara, sì, sì, proprio in generale, evidentemente. Caplone, allora, che partita è stata problemi con se stesso tra Pescara e Perugia? La partita che ti aspettavi con questo Perugia un po' ingessato? Che... Guarda, io mi aspettavo sinceramente un'altra partita, cioè mi aspettavo il Pescara così, nel senso che timoroso i primi minuti, perché 4 gol erano pesanti, presi a Livorno. Infatti il primo tiro in porta dopo 30 minuti, se non sbaglio, è avvenuto. Quindi... Il palo di Lapadula? Sì, quindi dal palo poi c'è stato il rigore, poi il gol e tutto quanto. Quindi, però mi aspettavo un Perugia un pochino più aggressivo, perché va a incontrare una squadra che ha preso 4 gol, quindi li mette in difficoltà. Cioè poteva sfruttare l'effetto psicologico, invece non l'ha fatto. Si è rintanato lì dietro, voleva ripartire con Ardemagni, con Fabinho e Lanzafame, ma non ci è riuscito. Ho visto un Perugia un pochino scolastico, ecco, con questi cambi di gioco, un modulo nuovo, infatti non mi aspettavo che giocasse 3-5-2, perché nella partita in casa ha fatto totalmente un altro modulo. Infatti si è visto che quando la squadra è passata al vecchio modulo, si è visto una squadra un pochino più sciolta rispetto a quella del primo tempo. Comunque, ecco, il Pescara invece ha rispecchiato un po' le previsioni della vigilia, inizio non diciamo di preoccupazione ma di studio, come dicevi tu era difficile scendere in campo dopo il 4-0. Ma infatti non era facile, ha fatto i complimenti a fine partita
a Massimo perché ha lavorato molto bene, non era facile, anche se ha cambiato tanti giocatori, non era la squadra di Livorno e sono rientrati giocatori importanti come Verre, come Cocco, anche se sta al 20%, però 20% secondo te? Secondo me sì, visto il Cocco l'anno scorso, io l'ho incontrato, questo è un grande giocatore, quindi già il 20% ha tenuto in pensione tutta la difesa avversaria, quindi secondo me è stato un ottimo acquisto. E poi ho visto un Valerio Verri a centrocampo che sta molto bene, Memushai che non sta ancora top però ha dato il suo contributo, ma tutta la squadra ha girato, si vedeva che stavano in palla, che avevano voglia di una rivincita, infatti hanno vinto. Come fa un Perugia a liberarsi di Verri, che poi è stato ritenuto il miglior giovane della Serie B nella passata stagione? Ma quest'anno Perugia ha fatto un discorso un po' diverso, cioè fino all'anno scorso si puntava sui giovani. Io chiedevo sempre, io dove vado chiedo un mix di giovani e qualche anzianotto. Per far e quella crescere. È la miscela giusta? Ma secondo me sì, chiedo sempre dove c'è il giovane, voglio due giovani perché almeno c'è una competizione giusta. Invece quest'anno hanno fatto un altro tipo di politica, forse... Non so se dipende dalla società o dall'allenatore. È una squadra un po' vecchiotta, con pochi giovani. Quindi, e poi hanno fatto, noi abbiamo sempre lavorato con prestiti, quindi a fine anno abbiamo sempre cambiato, ogni anno abbiamo cambiato squadra. Quest'anno invece hanno fatto una politica con triennali, biennali, insomma, hanno buttato le basi per un futuro. Oh, vi siete mai chiesti perché Camplone non è più l'allenatore del Perugia? Un tecnico che, vista la promozione... Vai playoff, secondo te Luigi da cosa dipende? Secondo me è stata fatta una scelta assurda. Io ero a Perugia quando c'è stata l'ultima partita di Camplone, ho ascoltato la sua ultima conferenza stampa, sì. E poi la conferenza stampa anche di alcuni dirigenti, alcune interviste, e lì c'era già il canto del cigno, insomma, si era chiaramente capito. Per che tu dice la delusione, sì, però non puoi buttare via tutto il lavoro fatto negli anni precedenti, calcolando quello che stava dicendo poco fa anche il mister, insomma, quest'anno è stata fatta anche una scelta completamente diversa, facendo triennali anche abbastanza pesanti, contratti biennali, triennali, probabilmente per buttare le basi, ma buttare le basi su cosa? L'ho detto all'inizio della trasmissione, a me sembra assurdo che una piazza come Perugia non abbia un allenatore propositivo e abbia un allenatore che sinceramente sa fare solo, e lo dico senza paura, catenaccio e contropiede. È quello che ha fatto qui a Pescara... Bisoli. Mister dice 3-5-2, secondo me ha giocato a 5-3-1-1, diciamo, no, ma tra virgolette. Ma Bisoli hanno sempre giocato così. Cos'è successo? Cioè, veramente può essere un mancato passaggio ai playoff a far scattare un presidente la non riconferma di un allenatore, adesso a prescindere che sia Camplone o meno. Ma è già successo il primo anno, il fatto che sono arrivato a cambiare iniziato, abbiamo fatto una rincorsa con record di punti e tutto qua, siamo arrivati secondi perché prima è arrivato l'Avellino. Ho perso i playoff, le semifinali di playoff con il Pisa e non sono stato riconfermato, quindi evidentemente sono i risultati. Però, i risultati ci sono stati. Però io credo che all'inizio stagione avevamo fatto un discorso di salvezza, l'abbiamo raggiunto con 8 giornate d'anticipo la salvezza e poi da lì si è alzata l'asticella, quindi playoff, vittoria del campionato. Poi uno ci prova, non è che uno non ci prova. Abbiamo incappato in un Pescara che in quel momento col cambio di allenatore andava a 1000, e a parte che la rosa del Pescara dell'anno scorso era molto superiore a noi, secondo me, e abbiamo perso. Tu avevi la panchina un po' corta forse l'anno scorso. Noi abbiamo fatto la prima parte di campionato veramente non corti, cortissimi, perché avevamo 5 nazionali, 5 in squadra. Noi abbiamo fatto la prima parte di campionato con 5 fuori quota, giocavamo in campo tutte le domeniche. Era Provedel, Verre, poi chi c'era insomma, Goidaniga, tanti, eravamo Parigini, insomma, Fazzi, 90, stiamo parlando di 95 Fazzi, 96 Parigini, cioè giocatori giovani. Infatti secondo me è stata quella la... E abbiamo fatto una buona parte, nonostante non avessimo un grande peso in avanti, perché sono venuti a mancare Perea della Lazio, che veniva da un infortunio, quindi abbiamo dovuto recuperare, Fabinho squalificato perché era doppio tesseramento con un procuratore, e Lanzafame era squalificato per calcio scommesse. E in più abbiamo perso, avevamo Rabusic, del Verona, che non si è mai adattato, quindi non avevamo tanto peso in avanti. Poi a gennaio abbiamo cambiato 6 giocatori
E da gennaio in poi siamo risultati la squadra che ha fatto più punti. Bisoli diceva che il Perugia non è competitivo come le altre grandi del campionato. Siete d'accordo o no, Francesco, per esempio? Secondo me lo dice per mettere le mani avanti. Mi sembra un po' azzardato fare il paragone con il Perugia dello scorso campionato, perché erano diverse anche le altre squadre. È stato, se vogliamo, corretto quando ha detto provare ad entrare tra le prime 7-8 per disputare i playoff. Però a leggere l'organico, se si può dare un giudizio in questo momento della stagione solo leggendo i nomi, il curriculum dei giocatori, ci sono un po' di squadre superiori, ma certamente non è un Perugia di seconda fascia. Esatto, appunto, dico, non è una squadra da seconda fascia, come vedo io. Assolutamente no, è da prima fascia, anche perché hanno fatto un altro tipo di discorso, quello che diceva prima Andrea, diciamo, fare delle, mettere delle fondamenta importanti facendo i contratti biennali, triennali, vuol dire che puntano a qualcosa, perché sennò un allenatore non dovrebbe tra il settimo, l'ottavo, tra i primi 7-8. Secondo me il Perugia potrebbe entrare con un altro tecnico, secondo me, perché io non l'ho mai potuto vedere proprio a livello personale. Perché non l'hai mai potuto vedere? Ma a livello caratteriale. No, a livello caratteriale quando lo incontravo proprio. Perciò, anche da giocatore? Sì, anche da giocatore, molto spavaldo. Se dici così vuol dire che c'è stato qualcosa. Sì, sì, ma sì, sicuramente, ecco perché. Però secondo me con un altro allenatore potrebbe fare veramente molto meglio, anche cambiando il modulo, perché quei giocatori che ha non può fare quel modulo. No, diciamo. Poi i tre difensori sono abbastanza scarsi. Comunque hanno fuori ancora Alassane, l'esterno sinistro. E questa squadra che e hanno fuori ancora Belmonte, la prima fascia, no? Hanno fuori Belmonte. E poi hanno due fuori che sono uno è Felipe, centrocampista centrale, e l'altro è Taddei. Mister, parlando di squadre, di organici, dichiarato al centro venerdì che l'organico del Pescara dello scorso anno era, se vogliamo, superiore a quello di quest'anno. La spiegazione di un tecnico, secondo me, è più importante. Io credo che Bjarnason, credo che l'anno scorso ha fatto la differenza. Politano, Pasquato, Melchiorre, questi sono giocatori che l'anno scorso hanno fatto la differenza, che oggi non ci sono. Quindi è normale che poi si fa sempre i paragoni l'anno prima, l'anno dopo. Secondo me era più forte quello dell'anno scorso, però quest'anno sono riusciti a prendere dei giovani veramente molto interessanti. Uno su tutti è Mandragora, secondo me è fortissimo, molto molto forte. Quindi hanno diversi giovani, ogni anno stanno facendo cose belle. E il fatto che una squadra punti sui giovani, e questo è molto importante. Ecco, aver rivoluzionato, se vogliamo, una squadra che è arrivata una traversa dalla Serie A e aver inserito tanti giovani, lo ritieni un, come possiamo dire, sì, rispondere a un programma alla lunga, un programma con basi forti, oppure tante volte si fanno delle operazioni che dovute al mercato, dovute a come si muovono i procuratori? Ma guarda, non è facile mettere le basi, perché i giovani costano. Si dovrebbe fare un programma di 2, massimo 3 anni, partire con dei giovani e piano piano inserendo piano piano altri giovani, ti fare una base e per poter andare in Serie A, perché poi se vai in Serie A, come è successo a Pescara, e stravolgi tutto, cambi 3 allenatori, 200 giocatori, a cosa è servito andare in Serie A? E andare in Serie A solamente a creare confusione, a indebitarti, perché poi quando vai in Serie A devi fare contratti biennali pesanti, quindi non ha senso. Uno dovrebbe programmare e avere la forza che quando vai in Serie A dire cosa devo fare, l'obiettivo è con 2, 3 elementi, 4 elementi, puntello questa squadra e gioco per la salvezza. Punto, non puoi fare altro tu Pescara in questo momento. Poi casomai se riesci a salvarti il primo anno con i contributi che hai risparmiato, con quelli che ti vengono l'anno dopo, inizi a fare un passo alla volta e cercare di rimanere più anni possibili in Serie A. Invece secondo me quando siamo andati in Serie A l'anno scorso... Ecco, però quella campagna acquisti fu disastrosa in Serie A per alcuni aspetti, per tanti aspetti, però dopo si è fatto questa scelta di puntare su dei giovani promettenti. E quindi negli ultimi anni questa politica infatti, ha anche pagato come risultato. Infatti negli ultimi anni, come ho detto prima, negli ultimi anni stanno facendo le cose giuste da Pescara,
Pescara, puntare sui giovani, è normale che poi il giovane va via, è in prestito, va via, però poi i giovani poi prendono con diritto di riscatto, insomma adesso i contratti non li so, però il Pescara sta sempre, dopo quell'annata di Serie A sta operando benissimo, è normale che poi andando su devi sperare che le società di appartenenza te lo lasciano anche in Serie A e quindi hai una continuità. E poi dipende anche dal manico, però questo lo chiediamo a Luigi perché... È troppo bello sentire mentre che dice lui. Io arrivo da Coverciano perché non si pronuncia, vabbè, fra colleghi, non ti pronunci non... sul manico, non di quest'anno in generale. Ma il manico, ogni allenatore uno è diverso dall'altro. Cioè, io parlo per me stesso, cioè nel senso che a me piace il calcio vero, anche perché ho avuto Galeone, la conosciamo tutti, no? Quindi calcio spettacolo, Sparazzino, dalla Garibaldina, no? Quindi è normale che quel calcio lì non va più fatto, però lo spettacolo ci deve essere. Io credo che è come andare in, cioè uno va al teatro e guarda uno spettacolo, il calcio è come il teatro, uguale, cioè tu vai a vedere una partita e deve essere una partita spettacolare. Che tu vai a vedere una partita dove palla al portiere, lancio lungo, palla al difensore, lancio lungo, non ci sono due passaggi, non c'è niente, non, dopo... No, il principio di speculare sul risultato che dà ma fastidio, soprattutto se tu inizi a speculare alla seconda di campionato, io non, cioè alla quart'ultima, alla quinta, ma chi lo fa cioè, sempre, no? Non è che uno lo fa all'inizio. Io credo, poi... che, io credo che secondo me Modena, cioè Carpi ha avuto, cioè, ha qualche seguace il Carpi dell'anno scorso, e che il Carpi l'anno scorso giocavano tutti dietro e poi ripartivano. Però davanti avevano Lasagna, che è un missile dell'area, Bakoku che andava a 2000, cioè aveva giocatori predisposti per questo tipo di gioco. Certo. Cioè. Ma tu Luigi, tieni un allenatore integralista, ovvero il tuo credo è il 4-3-3 e da lì non si scappa, o ti ritieni, o sei diventato con il tempo un allenatore moderno? Ma guarda, io mi credo, se ho la possibilità di andare dall'inizio e cercare di fare il 4-3, io tutta la vita il 4-3, però ho dovuto cambiare, perché non tutte le squadre, quando vai in corsa, non è detto che puoi fare quel tipo di modulo e manco ci puoi adattare determinati giocatori. Quindi è normale che in questi anni ho giocato con Albo di Natale a 3-5-2, ho vinto il campionato con 3-5-2, ho iniziato a Perugia con un 4-3-3. Ho capito che a giorni di ritorno facevamo fatica, eravamo prevedibili perché ormai ci conoscevano, ho cambiato modulo e abbiamo vinto il campionato. Ecco, secondo te Massimo Oddo è un allenatore moderno o è un allenatore che è ancora un ibrido, ovvero deve ancora trovare una giusta collocazione tattica come credo calcistico? Ecco, tu che impressione hai avuto e che giudizio ti sei fatto? Ma innanzitutto Massimo è coraggioso, quindi già questo è... Perché nel calcio bisogna essere coraggiosi, cioè fare certe scelte, arrivare, è stato spavaldo quando è arrivato, ha fatto, ha detto. Ti riferisci al momento del playoff? Sì. E ha portato pane a casa, nel senso che è arrivato a fare una finale con il Bologna, che poteva vincere tranquillamente, era l'unica, cioè era, quella partita non meritava di uscire il Pescara per come ha giocato, però purtroppo il calcio è questo, no? E adesso deve dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso. Cioè, sicuramente avrà più ostacoli, perché un conto è arrivare a 6 giornate alla fine, un conto è costruire dal ritiro, dare la mentalità, dare una fisionomia di gioco, cioè non è facile, però lui è stato campione del mondo, ha avuto tanti allenatori bravi, di solito uno non che copia, però va a prendere le cose migliori. Infatti lui dice, io non mi rifaccio a nessuno, ho preso il meglio. Prende il meglio, anche dal più scarso, uno prende qualcosina secondo me, c'è sempre qualcosa da imparare. Alessandro è d'accordo con il discorso? Sì, di sì, io sono molto d'accordo, anche perché l'unica cosa che ha dimostrato subito è che non ha paura. Questo anche dare coraggio ai stessi ragazzi, e dobbiamo dire anche quest'anno ne ha cambiati tanti. Perciò partire così, lasciamo perdere la prima partita che ci può stare, però la seconda non era neanche facile giocarla in casa, dove comunque la gente si aspettava anche il risultato. Lui è partito bene e sta dando anche mentalità giusta. E poi lui, ho visto che cambia anche durante la partita, perciò è un allenatore, ecco, che Luigi secondo me ce l'ha nel suo. Prima della partita di Livorno qualcuno già etichettava Massimo Oddo come un presuntuoso per quelle dichiarazioni fatte alla vigilia di Livorno, sì, dicendo andremo a vincere a Livorno, forse era anche un motivo per caricare la squadra. Lo abbiamo chiesto anche venerdì sera dopo la partita, ecco come ci ha risposto Massimo Oddo.
prestazione c'è stata, il risultato è arrivato, il pubblico vi ha seguito, quindi non poteva esserci giornata migliore. Sì, ma io ragazzi, prima partita avevo detto che il tifoso è questo, giustamente, nel senso si aspetta sempre la vittoria, quando non c'è la vittoria si aspetta una prova comunque caratteriale che noi non abbiamo avuto a Livorno, e questo c'è da dirlo, e la prima cosa che ho detto è entriamo in campo e dipende da noi se ci vogliamo portare il pubblico dalla nostra parte, bisogna partire subito forte e far vedere che la mentalità è quella giusta, l'abbiamo fatto e poi c'è stato dietro tutta la partita. Questo è il pubblico di Pescara, non solo, ma io lo conosco bene, ma è stato dalla nostra oggi, anche per merito nostro, perché abbiamo dimostrato comunque una reazione importante. È stata anche una risposta a coloro che le hanno dato il presuntuoso prima di Livorno? Ma ognuno è libero di dire quello che vuole, io non penso di essere un presuntuoso, non lo sono mai stato, anzi probabilmente è sempre stata la mia forza quella di essere una persona umile che ha raggiunto i propri risultati sempre con grande umiltà, e probabilmente quando si parla, quando si vuole trasmettere qualcosa lo si fa anche per voler cercare di creare qualcosa di importante, a volte si è un pochino... Non tutti sono in grado di capire, dai. No, ma non voglio dire, ognuno capisce quello che vuole, ognuno è libero di pensare ciò che vuole, ma l'importante è che io so che non sono un presuntuoso, ma sono un umile, i risultati si raggiungono sempre con grande umiltà. Allora, quando manca il coraggio, come lo scorso anno a Baroni, si diceva questo qui non ride mai, non ha coraggio. Quando arriva un allenatore che forse è presuntuoso, qual è il mix giusto, la figura dell'allenatore giusto? Luigi. Giornalisticamente ti rispondo Oddo, perché insomma è innanzitutto uno che regala titoli, non è sicuramente un allenatore soft, chiaramente doveva fare quel tipo di dichiarazioni prima di Livorno. Io non credo che sia un presuntuoso, assolutamente. Probabilmente poi nel corso della stagione dovrà anche un po' mitigare il suo carattere, senza ombra di dubbio. Fine partita col Perugia, triplice fischio, ho preso la giacca, è andato via arrabbiato perché il Pescara aveva preso gol. Chiaramente sono atteggiamenti che anche un allenatore che si sta affacciando nel calcio vero, da allenatore e non più da calciatore, probabilmente dovrà anche pagare lo scotto di questa situazione. Però io credo che non è un presuntuoso, anzi è uno che cerca di dare coraggio, poi i risultati gli parleranno per lui, però insomma, vista la reazione che ha avuto il Pescara, calcolando che il Pescara aveva mezza squadra fuori, io sono stato molto critico dopo la partita di Livorno, perché a prescindere dall'inferiorità numerica, però il Pescara era come un pugile suonato, cioè non ha fatto un tiro in porta, cioè è stata veramente una cosa sconcertante vedere quella partita. Adesso con tutta la squadra, insomma, giocare anche in maniera diversa, potersi allenare anche in maniera diversa sapendo che hai determinati giocatori a disposizione, probabilmente le cose sono cambiate, dà anche secondo me un briciolo di sicurezza in più sia allo spogliatoio ma anche all'allenatore, credo. La ricetta giusta è l'allenatore che vince, che è scontato, ma che entra in sintonia poi con l'ambiente, ma la ricetta giusta è che dall'altra parte insomma, no, dovrebbero anche cominciarsi a fare l'esame di coscienza, siccome sembra che sono solo i giornalisti che non si fanno l'esame di coscienza, ma non mi risulta, perché no? Giustamente l'anno scorso Baroni non andava bene, non piaceva, è triste, è opaco, dico non si vince, si gioca male, e poi c'erano anche i risultati disastrosi. Era vero, no? Porca miseria, è tutto vero, punto. Oddo, se andiamo nella storia, cioè Ilario Castagna qui ha toppato, Mazzone qui ha fatto niente, cioè allenatori che in altre piazze hanno fatto grandi cose. Che vuol dire questo? Cioè, è difficile trovare sintonia tra l'ambiente e l'allenatore. Oddo è facilitato perché è pescarese, quindi c'è pure il rovescio della medaglia. Però sempre i risultati devono arrivare. Me lo ricordava un tifoso del Pescara, qui è stato contestato Angelillo. Sì, però io dico, i risultati, però quando una squadra gioca, diverte, crea occasioni, cioè il tifoso esce allo stadio contento. Il brutto è quando non fai un tiro in porta. Questo è il discorso. Chi ti è piaciuto di più del Pescara? Tutti stiamo sottolineando i meriti di La Padula, che conoscevano bene a Teramo e che ha subito impressionato il pubblico dell'Adriatico, poi lo stesso Verre, che per Pescara era una novità,
tu lo conoscevi meglio. Poi vabbè, i soliti Mimusciai, ma un po' tutta la squadra, ecco, forse Balotti, non so se siete d'accordo. Balotti non è piaciuto. Non è stato un po' a livello degli altri. Però mi sa che Balotti non stava tanto non bene. Sta bene, ecco sì. Perché l'aveva tolto. No, ma diciamo che un po' tutti hanno fatto una grande partita, però soprattutto... Questa esplosione di Torreira, per esempio, che già ha incontrato ai playoff. Ma io l'avevo già visto l'anno scorso, già è un giocatore giovane, ma già è vecchio, perché come gioca già è vecchio. C'ha quella mentalità, si fa vedere palla, c'ha sempre giocata. Però su tutti la padula, perché io un pochino ho visto un po' tutto il precampionato, sono andato a vedere un po' di partite e non mi è mai piaciuto. Mai, perché faceva sempre sto tocco in più, rallentava, si intestardiva a giocare da solo. Invece adesso è stato fuori, insomma, ha capito che si deve sacrificare per la squadra. Però è migliorato anche fisicamente. Esatto. Ecco, Francesco, è cresciuto molto fisicamente. Molto di più lo scorso anno, lo hai trovato diverso, è cambiato, ha più fame, non so perché, abbia una vetrina diversa. La voglia di mettersi in mostra quest'anno sarà... mille volte superiore a quella dello scorso anno. Guardate che sul palo, a me una delle qualità che ha la Padula è che riesce a trovare la coordinazione fisica pure quando sembra che non la può trovare. L'avete, il palo lo avete visto, sì, come calcia quasi scoordinato, sbilanciato, tutto sbilanciato, appunto, col passo lungo, esatto, col passo lungo, però poi tecnicamente riesce a fare delle cose, fa delle cose in velocità che io in questi ultimi anni non Enrico ho visto. Gol del Trapani a molti, sì, forse gol del Trapani al secondo minuto della ripresa, Coronado ancora in gol dopo quello del debutto. Latina 0 Trapani 1. Come dici? Sono convinto che la Padula farà molto gol. Sono 102 gol che fa Coronado, sì, diciamo sì. Che è andato in prova, era svincolato, è andato in prova, l'hanno preso, domenica segnato, oggi ha segnato io. Ecco, questa scelta di privarsi di Donnarumma, che era stato suo partner a Teramo, come la leggi? Beh, come la devo leggere? Per quello che ho visto fare, anche se era una troppa categoria... concorrenza in attacco. Beh, vabbè, d'altronde se all'allenatore non andava bene e sapeva già che sarebbe stato preso Cocco o uno con magari con le caratteristiche di Cocco, puoi tenere, hai già come terzo attaccante Sansovini, hai Caprari, quindi tenere Donnarumma. Io sulla coppia Donnarumma-Lapadula avrei scommesso, però qui abbiamo un allenatore, meglio nessuno. Io non sono d'accordo con Francesco, cioè sono d'accordo meglio di lui, nel senso che ogni allenatore la vede in un determinato modo. Dopo sentiamo, non è una critica, sì, ovviamente. Sì, sì. Io sono d'accordo sul fatto di comporre la coppia, la Padula, Donnarumma, che secondo me sono cose da... Subito pari di Olivera al terzo minuto, 1-1. Bene. Però credo che il Pescara davanti sia abbastanza leggero. Se qualora si dovesse fermare Cocco, sì. Sansovini, Caprari, non hanno le stesse caratteristiche. Donnarumma non è sicuramente un ariete, però... secondo me può dare sicuramente qualche centimetro in più, può dare muscoli, può dare anche qualcosa di diverso all'attacco di una squadra. Io l'avrei tenuto sinceramente, perché comunque il Pescara, non dimentichiamoci una cosa, che il Pescara nel flash finale del mercato stava prendendo anche un altro attaccante, quindi oltre a Cocco voleva prendere anche Caputo. Voleva prendere due attaccanti perché per avere comunque anche un cambio, e secondo me tenere dentro Donnarumma, poi che c'erano degli accordi precedenti con il Teramo per riportarlo lì, questo è un altro paio di maniche, quindi andiamo nel sottobosco del mercato. Però secondo me un attaccante nel sottobosco genere, però non si è capito, era un po' il Teramo che, sì, lo gira la Serie A, veramente. Poi c'era un accordo lì, che se il Teramo non restava, esatto, in Serie B, chi voleva dei nuovi, anche dei vecchi, poteva andare via. Lì, cioè, non ho... però io Donnarumma l'avrei tenuto, gli allenatori che sono di fronte a me probabilmente avranno una sentiamoli opinione. De Grosso e Caplone già non sono d'accordo. Io secondo me la società fosse due scommesse lì davanti non si è sentita di prendere, perché alla fine erano due scommesse, quindi se già sapevano che dovevano prendere sia Cocco che Caputo hanno preferito mandarlo a giocare, cioè mandarlo via. Del Grosso? Ma io vedo un po' diversamente, perché se ci si arriva lì davanti tramite il gioco, molte volte l'ariete davanti ti serve poco e niente, anzi ti ingombra molto. E... infatti Donnarumma non è un ariete. No, però potrebbe farlo. Secondo me adesso agli uomini giusti per fare bene è un buon attacco, secondo me.
credono in quello che hanno fatto e secondo me può essere un buon risultato. C'era ufficiale la anche lista senza c'è... Vukušić, no? Probabilmente sì. Bruno che verrà reintegrato perché Vukušić finisce la squalifica. Anche perché così c'ha gli inserimenti dei centrocampisti anche. Insomma, il reparto avanzato sarà composto da Caprari, Sansovini, Forte, no? E poi Cocco e La Padula. E La Padula. Vale, non male, no? No, assolutamente. Anche perché c'è anche Sansovini che può fare la prima punta, sempre fatto. Può giocare esterno, può giocare in tutti i ruoli, quindi è un'ottima alternativa a Cocco. Cocco Melchiorri, chi fa questo paragone? No, ma sono due giocatori secondo me diversi, sono totalmente diversi. Sono due ottimi giocatori, quindi Pescara ha visto che ha dato via Melchiorri, è giusto che hanno preso Cocco. Per me Cocco è un grandissimo giocatore. Allora Andrea, prima di andare in pubblicità vogliamo leggere i primi messaggi, certo, che sono arrivati. Certo. Intanto 0-0 a Genova, tra Sampdoria e Bologna siamo all'intervallo, a Latina, sesto minuto, 1-1 tra Latina e sì. Trapani. Vediamo un po' di messaggi. Bella prova col Perugia, ma la squadra può migliorare molto. Verre e La Padula, super, forza Pescara. Avanti. Rispecchia un po' i giudizi che abbiamo dato finora. Una domanda per Campione, quale allenatore che ora è in panchina in Serie B è più vicino alla sua idea di calcio? Lasciamo rispondere. Beh no, che ci saranno degli allenatori speculano, no? Quello che ha fatto bene negli ultimi anni è Drago, secondo me, che adesso sta a Cesena. 4-3, gioca bene, le sue squadre hanno sempre giocato bene. Quindi... Ti ha meravigliato la sconfitta di ieri? Sì, un pochino mi ha meravigliato. Di venerdì? No, di sabato. Sconfitta chiara. Cesena ha giocato per molto tempo in 10 uomini per l'espulsione di Cascione. Vediamo il prossimo. A Bari senza paura, non ci interessa che è forte, se giochiamo come sappiamo non c'è niente da fare. Ma Campagnaro gioca? No, Campagnaro Luigi ci confermerà, si continua ad allenare, vuole raggiungere lui, la migliore condizione. Oggi ci ha detto che se c'è bisogno va in panchina, però credo che sia pronto per la prossima settimana. Parliamo di questo Campagnaro, ne approfittiamo subito. Ti ha meravigliato Andrea l'arrivo di un giocatore così esperto? Ci sono abituato, l'anno scorso avevo Taddei. A Pescara erano diversi anni che non arrivava un nome. Vabbè, se sta bene integro, io credo che possa fare tranquillamente il leader in questa squadra. C'ha tanta esperienza, tante partite sulle spalle. Ecco, molti si chiedono che motivazioni può avere un Campagnaro a scendere in Serie B? Questo bisogna vederlo. Cioè, se ha fatto questa scelta, evidentemente... Certo, ha chiesto referenze ai suoi procuratori, a qualche collega. Si vuol divertire. Non aveva trovato squadra. Vabbè, Pescara è bella, no? Vuol dire che vuole giocare, no? Discussione per quest'anno, ha fatto una scommessa su se stesso. No? Si ragiona... Il giocatore che anche al 50%... Sta chiudendo il mercato. Corre il rischio di restare a spasso, svincolato. Sì, ho capito, ma se era svincolato intanto dopo doveva aspettare, doveva evitare. Lui aveva una proposta dall'Argentina, credo dal Old Boys se non sbaglio, e non è voluto andare. Aveva delle proposte dal Verona, dal Palermo, però non era secondo me convintissimo, anche penso anche a livello economico. Ma pure le stesse società secondo me hanno aspettato perché non sapevano come stava anche fisicamente. Io già lo so dove si va a parare. Pescara secondo me gli avrà detto vuoi venire, c'è questo e questo. Poi te lo dico io dove si va a parare, ma poi arrivano i messaggi che dici che io no, e io dico quello che sento. Che senti? Sì, che quando è stato fatto il nome di Zaccardo, ma che c'entra Zaccardo? Che però ha giocato a Carpi in Serie A. O vogliamo tornare indietro di qualche anno? Quando all'ultimo momento uscì il nome di Tony, eh? 2 anni fa. Beh, quello è finito. Dove sta Tony? In Serie A, 4 anni fa. Bravo, dove sta Tony? Dove sta Tony? Quanti gol ha fatto negli ultimi anni? La gente questo lo deve ricordare. E qualcuno si deve. Il coraggio e la bravura di puntare sul giocatore, perché la maggior parte delle società direbbero Tony no. Vabbè, ho capito. Lì è più il merito di chi gli ha dato fiducia, credo. Di chi ha capito che non era finito, che dopo magari lo ha rivitalizzato, perché poi no. È vero che hanno giocato Serie A altissimi livelli giocatori. E fanno gli allenatori, poi tante volte il giocatore rende di più se ha un rapporto magari particolare con l'allenatore, ma anche con l'ambiente. Con l'ambiente, se si trova bene una parte, sì. Dai. Ecco, per esempio lo scorso anno ha parlato con Taddei prima di vedere quanto poteva essere utile alla squadra, ma o te lo sei ritrovato?
Ma con Taddei... Perché Oddo ha parlato con Campagnaro, ha voluto questo rapporto diretto. Sì, sì, ma con Taddei abbiamo parlato tante volte. Era un leader, cioè doveva essere quello che doveva far crescere tutti i ragazzini. Quindi è partito... Ma non ce la faceva più, no, cos'è successo? No, è partito, guarda, è partito non bene, benissimo, si è messo a disposizione. Ha fatto tutto il ritiro in una maniera incredibile, lavorava più degli altri, fino a Spezia, con lo Spezia. Dopodiché ha preso due giornate di squalifica e da lì è sparito completamente. Di testa? Secondo me di testa, forse si è reso conto che la Serie B era troppo facile e ha iniziato un pochino ad allenarsi non bene. E a quell'età, quando non ti alleni al 100%, forse anche di più del 100%, perché a quell'età perdi subito la forza, quindi non fai forza, non fai lavori più specifici. E recupero. E più recupero, alla fine gli altri ti passano sopra. Allora, qualche altro messaggio prima di andare in pubblicità? Certo. Andiamo con il prossimo. Per mister Campone, quali sono le migliori qualità di Verre e Crescenzi? In questo Pescara Falcinelli l'avrebbe visto bene? Allora, Verre e Crescenzi. Beh, sono i due giocatori che hanno giocato più di tutti con me l'anno scorso, sia Crescenzi che Valerio. Crescenzi, tanta corsa, lui se non corre sta male, quindi quando lo vedi fermo lì scalpita, perché è un giocatore molto generoso, grande facilità di corsa, grande inserimento, buon cross, buon piede. È strano, lui è un destro, però se lo metti a destra fa danni, quindi gioca meglio a sinistra. Quindi copre, corre e cross. Lui mi gioca meglio a sinistra, sì, che a destra, esatto. Ragazzi, vabbè, sono le cose che... Chiedeteglielo e poi... No, mi ci fidiamo di te. Valerio l'anno scorso è stata una mia scommessa, diciamo, l'ho voluto io a Perugia a tutti i costi e mi ha ripagato in pieno, un giocatore vero secondo me. Ha grandi doti tecniche, visione di gioco, inserimento senza palla, solo che deve stare al 100%. E un pochino è sfruttato perché lui fa Pescara e nazionale, e quindi è un pochino da anche da gestire. Senti, su Falcinelli invece? Diego è stato l'unico anno che è andato in doppia cifra, perché due anni a Lanciano ha fatto un anno 4 gol, l'anno dopo 5 gol, con me ne ha fatti 16 se non sbaglio, quindi poteva benissimo starci, però sta a Sassuolo, sta facendo molto bene e Francesco difficilmente se lo toglie, visto che di Francesco l'ho incontrato 2 settimane fa ed è contentissimo sia di Falcinelli che di Politano. Ancora altri messaggi? Okay, possiamo vedere. Bisoli non mi sorprende, basta ricordare com'era da giocatore. Del Grosso, com'era da giocatore Bisoli? Era come ha fatto l'intervista lì. Vabbè, raccontaci che è successo, dai. Che partita era intanto? Secondo me ha fatto qualche entrata. Un'entrata da dietro dove ho preso una bella stecca sul polpaccio mentre cadevo però. Ricordo. Una bella gomitata sulla sua faccia, tant'è vero che si era alzato con muso duro, ma non capivo che cosa voleva. Però ecco, secondo me è proprio come Angioletto ha fatto l'intervista. Parla, Angioletto. Però è stato corretto perché ha detto tu un'entrata al polpaccio mentre cadevo, e una gomitata. Poi Andrea mi conosce bene per come sono fatto, perciò non mi faccio passare quando giocavo, non mi faccio passare tranquillamente. E da quel giorno cose. Chiuso con Pisoli. Ma pure in altre due circostanze dove ho avuto due scontri proprio a tu per tu, perciò purtroppo capita, nel calcio c'è sempre qualcuno che ti ricordi per cose negative, ecco. E lui è uno di quelli. C'è qualcuno che sta a un livello più alto di Bisoli? Un paio. Cioè? Uno è Diawara, dove giocava a Torino. Dove fece lui è uno dei pochi che ha fatto male a Inzaghi, dove gli ha rotto. Io una volta lo stavo vedendo in televisione, ho detto Madonna, se mi dovesse mai capitare una volta. Purtroppo mi è capitato poi a Bari con il Torino, palla dietro al Poro Mancini di testa, ho visto lui che arrivava, ho alzato i gomiti, ho allargato i gomiti, l'ho preso proprio in pieno, ho fatto la stessa cosa che lui fece a. E l'altro chi è? L'altro sta ancora dentro, sta in giro per la Serie B adesso. Non lo puoi. Poi quando che lo incontriamo, glielo dirò. Un altro messaggio, tra poco in pubblicità. Ok, vediamo allora questo messaggio. Se fosse in panchina, Campone chiederebbe al suo presidente Cocco come lo colloca in una lista di attaccanti da prendere, prima o seconda scelta? E chi è che non vuole Cocco? Prima scelta, sicuramente. Cioè, noi l'anno scorso ci fece gol.
ci fece gol, sì, infatti me lo ricordo molto bene. Quindi, no, ma è proprio quando sta bene è un grande attaccante. Ma veramente pensi che stia al 20%? Perché lui dice 60-70%, perché... Vabbè, lui ha fatto una buonissima partita l'altra sì, sera. Sì, però non è ancora quel cocco che dell'anno scorso. Ma è normale, anche perché siamo all'inizio, c'è una squadra che sta già no, al 100%. No, poi si è infortunato a luglio al braccio, quindi fortunato, ha timore di lavorare meno. Quindi faccio una domanda, Cocco i gol li ha fatti l'anno scorso, che in precedenza ne ha fatti, se non sbaglio, 11 esatto. L'Albino Leffe. Ha trovato un allenatore in grado di esaltare le sue doti. Marino comunque è un allenatore, insomma, non è un allenatore sparagnino, anzi... ecco, secondo me bisogna anche trovare l'allenatore giusto, perché insomma Cocco ha fatto i gol ma con un tipo di allenatore. Sì, sì, ma io 2 anni fa ho avuto Eusebi, che prima di venire a Perugia aveva fatto pochi gol. Con Politano, Eusebi, Fabinho. Esatto, aveva fatto pochi gol, poi andiamo a vedere il perché, perché era un attaccante generoso che andava a spasso per il campo, cioè andava a fare i cross. Cioè, allora gli devi far capire che lui è un uomo d'aria. Lo devi tenere lì, perché se tu all'attaccante lo fai iniziare a girare come un pazzo, perde lucidità e non farà mai gol. Questo è, dagli fiducia, dagli pochi compiti, ma quei pochi devi farli bene, e poi cioè, attaccante di un 4-3 sponda e va verso la porta, cioè non è che deve fare chissà che cosa. Quando inizi a vedere che va sul bandierina per fare il cross, e in mezzo chi c'è? C'è qualcosa che non va. Non c'è, quindi. Allora sono le 21.46, siamo in ritardo per la fascia pubblicitaria, ci fermiamo qualche minuto, torneremo in studio, ricordiamo i risultati, Andrea, dei posticipi. Sì. Sempre in parità a Genova, 0-0 tra Sampdoria e Bologna, sempre 1-1 tra Latina e Trapani, poco fa nel Latina è entrato Corvia, che fu obiettivo di mercato del Pescara. A te. Bene, a tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze. Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021.
Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande punto alla croma fino alla nuova 500. Inoltre la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. E 53 minuti, rientriamo da Andrea Costantini a Latina. Andrea, cosa è successo? Sì, c'è un po' di tensione in campo ora perché è stato espulso qualche minuto fa Scozzarella del Trapani, due gialli subiti nel giro di 5 minuti, l'ultimo per un fallo da dietro al centrocampo su Schiattarella, poi da lì un parapiglia perché Schiattarella ha enfatizzato il fatto che è entrato anche Cosmi in campo. Dovesse servire un altro giallo, poi Cosmi ci ha messo del suo. Giuliano è andato a calmarlo, insomma, una serie di situazioni. Ora però è tornato un po' di calma, ma il Trapani in 10 uomini per gli ultimi 20 minuti buoni di partita. Sampdoria sempre 0-0 e da poco iniziato il secondo tempo. Possiamo andare con altri messaggi, Enrico? Sì, volevo intanto ricordare che oggi è stato un comunicato del club Pescara Rangers per la partita di Bari. I Pescara Rangers organizzano una trasferta in Pullman, si accettano le prenotazioni entro e inoltre giovedì presso la sede di via Spaventa 22, il costo della trasferta è di 35 euro. Poi nel comunicato si legge: c'è chi parla tanto e chi fa i fatti, meno chiacchiere, più chilometri, tutti a Bari. Comunque Andrea, hai ritrovato anche un po' di calore in questo stadio adriatico, si era perso un po' di entusiasmo, sì, la gente era tornata durante i playoff, forse venerdì sera il pubblico si è stretto intorno alla squadra. Sì, ma deve fare questo secondo me, anche perché io mi ricordo l'anno di Zeman, era sempre pieno, diciamo che un pochino la Serie A ha tolto questo entusiasmo, però credo che il pubblico di Pescara può essere contento di quello che sta facendo adesso la società. Anche l'anno scorso arrivare a una finale playoff non era facile, quindi avevamo nel girone c'era il Bologna, c'era il Catania, c'era un sacco di squadre molto forti, quindi arrivare a fare una finale è stata veramente un'impresa, anche se aveva una grande squadra l'anno scorso il Pescara. Io all'inizio l'avrei fatta come la prima, doveva arrivare secondo me prima di tutti quanti, però purtroppo il calcio non è, le corazzate molte volte non vincono, quindi... L'anno scorso tutti quanti sostenevano che oltre al Perugia di Camplone il Frosinone di Stellone era una squadra che giocava molto bene, sei tra quelli oppure... Ma a me fa piacere che dicono così. No, cioè, Stellone per è sempre stato. Sono due anni. Cioè, non giocava benissimo. Cioè, bene, no. Diciamo che il Frosinone è stato intelligente. Cioè, dalla C aveva fatto già la scuola per la B, perché aveva già tanti giocatori che avevano già fatto la B, quindi ha creato le fondamenta per poi in B cambiare pochissimo. Infatti credo che in B hanno preso 3 o 4 giocatori, non hanno rivoluzionato la squadra, quindi avevano fatto un programma biennale per andare. Quindi, ecco, quest'anno tutti dicono è difficile che
possono esserci delle sorprese tipo Frosinone e Carpi. Siete d'accordo o no? Alessandro, c'è sempre poi qualcuno che si inserisce, mi spiace dirlo. C'è sempre quella squadra che con l'entusiasmo, con i giovani, si mette le... E quale potrebbe essere secondo te? Ma adesso, parliamo adesso di piccole realtà, troppo difficile, diciamo, vedere bene, però potrebbero inserirsi un paio, ecco, da quelle che ho visto. Di solito sono le piazze che non hanno mai vinto, che non hanno pressione. Cioè, il Carpi non aveva pressione, quindi non avendo pressione tu giochi tranquillamente, non hai nessun vincolo di vittoria, alla fine ti riesce tutto bene. Diciamo il primo Pescara di Galeone, quando siamo stati ripescati da C, no? Che eravamo tutti ragazzini, noi non avevamo pressione, perché nessuno si aspettava quella, e poi siamo andati in Serie B. Sì, ma come piazze che non hanno pressione, le matricole... Ma come? Ma è Como, ecco, può essere. Sì, sì, ma è Como, come in Tella, trascorso non tanto. Come però, in Tella, credo. Come in Tella. Anche viste le rose. Cagliari e Bari sono... Provercelli che cioè, non hanno pressione, non credo che partano per vincere il campionato. Cioè, tu, ma piazze come... non hanno nemmeno la forza per inserirsi. Ma no, ma tu piazze come Bari, come, vabbè... Cagliari, Cesena, cioè queste sono piazze che hanno un passato e che non puoi parlare di salvezza a Cagliari o di semplice playoff, certo. Ma basta guardare il mercato che hanno fatto. Quindi Cagliari secondo me è una corazzata che poi non arriva, sono fatti loro, però sulla carta è quello che credo che sia la squadra più forte. Dopo il Cagliari c'è il Bari? Come dopo il Cagliari secondo me c'è il Bari sicuramente. Luigi, sei d'accordo? Anche lo Spezia. Lo Spezia anche, e lo Spezia che ha fatto un mercato. Lo Spezia però ieri ha già avuto un primo passo falso, però è presto. Secondo presto. Me Cesena è la vera. Il Cesena, Cesena è passato da un calcio a un altro. Cioè hanno fatto la squadra prettamente per Drago, 4-3-3, hanno preso giocatori che voleva lui, quindi gli hanno cucito addosso la squadra. Quindi partono avvantaggiati su questo. Poi c'è, sta uscendo il Livorno che sta facendo delle buone cose, cioè squadre sono queste. Ma due giornate. Sì, ma il campionato è lungo, allora, cioè, a meno che una squadra in B ci vuole continuità, se riesci ad avere continuità vai via, scappi. Quindi quello è il segreto della B. La continuità. Francesco, il tuo amico Baroni di Meraviglia a Novara è stato un po' sfortunato nelle prime due giornate. Sì, perso sempre al 93. Ho capito, però se l'ultima partita dice che sono l'1-0, 3-4 grosse. Se vedete le immagini, sei gol si sono fatti. Dalle immagini, mi fa piacere che lo conferma pure lui, che io vedo in modo non sereno, in modo sbagliato. 4-5 palle gol nitide, ma da parte. A tu per tu col portiere. E dopo alla fine. È la regola del calcio, non lo metti te, non chiudi la partita. No, non è che me ne frega di Baroni, inutile che tu vuoi stuzzicare, che me ne frega di Baroni. Prendo spunto da questo e poi parliamo di questo mondo, sempre dietro a Pescara. E oggi ha firmato anche Casarini a Novara, ufficiale. Quindi. Ah, ecco. Galabino, Casarini, come ti spieghi? Gonzalez. Facciamo finta che Andrea Camplone non è presente in questa trasmissione, no? Che un Baroni esonerato allena e Camplone no, ad esempio. Mi verrebbe da pensare che la storia del calcio è piena di questi episodi. Mi verrebbe da pensare che giustamente ricordava lui non ha finito di dirlo qui in trasmissione dietro le quinte, quando è subentrato il primo anno a Perugia, penultimo in classifica, e lì lo ha detto, la semifinale persa con il Pisa. Con il Pisa non confermato, lo richiama alla vigilia del campionato e vince il campionato. Quest'anno il campionato è finito da poco, ha fatto quello che ha fatto. Le stranezze del calcio, i procuratori, i presidenti, i direttori sportivi, ossia io ho sempre criticato, pur essendo stato uno di quelli che quando si è trattato di criticare aspramente un presidente a qualunque livello lo ha fatto, però oggi dimenticando, deve essere anche un dimenticando po' che il presidente, capite, mette soldi, mette tante cose.
Però dopo, quando il presidente c'ha vicino magari un direttore sportivo, che a sua volta c'ha vicino il direttore generale e poi il procuratore e poi magari parla pure il magazziniere, e di episodi come il Camplone che sta a spasso, ce ne sono tantissimi nel mondo del calcio. Non mi chiedere quanti e quali, chiedo, perché non me li ricordo. Chiedo a Luigi. Però purtroppo è così, o no? Otto si è inserito bene in questo gruppo societario, lavora in sintonia con il presidente e anche con i direttori. Assolutamente sì, ma gran parte degli acquisti che sono stati fatti sono comunque, almeno nelle caratteristiche e parecchi anche nei nomi, proprio nel caso specifico dei vari giocatori, sono arrivati. È una responsabilità in più per lui. Sì, assolutamente, assolutamente, credo proprio di sì. Ma lui l'ha detto apertamente, sì, cioè, sì, sì. Sono contento. Anche nelle scelte di Donnarumma, tutti di i giocatori Esposito. Che sono arrivati sono stato comunque accontentato, quindi sicuramente una responsabilità in più. Probabilmente c'è stato qualche problema ultimamente sul caso Esposito, non si sono capiti, hanno provato anche a buttarla insomma sulla stampa, siete stati voi che probabilmente non avete ben capito le parole di Giorgio Repetto su alcune dichiarazioni, probabilmente gli hanno fatto un po' la frittata, però questa è un'altra storia. E sul questa storia dei giocatori al Teramo, che ti risulta? A me risulta che domani potrebbe esserci un altro appuntamento. Il problema, l'intoppo, si è creato sul contratto di Paolucci. Di Paolucci, Vitturini e Monni? Paolucci, Vitturini e Monni dovrebbero andare lì. Per Vitturini e Monni c'è già l'accordo. Paolucci non ha ancora il contratto, il cosiddetto precontratto, deve farlo. Quindi ci sono ancora un po' di problemi. Domani dovrebbe esserci un altro appuntamento, filtro ottimismo, però fin quando non ci sono le carte firmate io ci andrei abbastanza cauto. E poi si è riaperta la pista Catania-Pesoli, potrebbero chiudere. Certo, avere queste rose così ampie è una richiesta di voi allenatori, è una situazione che ormai sta dilagando nel calcio italiano. Sono giocatori che ti rimangono anche dall'anno prima, uno vuole fare Zavorre, delle scelte. Zavorre che difficilmente... No, che un allenatore comunque quando arriva vorrebbe sempre cercare di avere determinati giocatori, qualche volta viene accontentato, ma si deve guardare anche alle spalle, perché la società comunque ti dice: ok, vorresti questo, questo e questo, però ci abbiamo questi, 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 come facciamo? Perciò a volte devi anche un po'... Caplone vuole una rosa mirata, di solito... Ma guarda, bisogna vedere che rosa fai, cioè nel senso che se hai i nazionali li perdi, quindi almeno devi avere due per ogni ruolo, almeno questo, per essere abbastanza... Poi se hai la fortuna di avere una primavera forte dove puoi andare a attingere, ben venga. Io l'anno scorso ho fatto esordire tanti ragazzi della primavera. Andrea, proseguiamo con i messaggi. Certo, stiamo entrando nell'ultima fase. Avanti sempre 1-1 a Latina, mancano 11 minuti e mezzo più recupero, 0-0 a Genova tra Sampdoria e Bologna. Dopo lo scudetto pure la Supercoppa, complimenti al calcio a 5 del Pescara, il biancazzurro domina. Sì, facciamo i complimenti alla società di Annascoli per questo successo dopo lo scudetto. Andiamo avanti. Buonasera a tutti, che spettacolo vedere giocare l'APA anche in B, un grande giocatore, una bellissima persona, tenetelo stretto a Pescara, Mauro da Teramo, che lo ha applaudito lo scorso anno, immagino. La Padula, sì. Avanti. Grande Oddo, grande Pescara, ora avanti con tanta umiltà e spirito di compattezza, vinceremo anche a Bari, ora spero che tutto l'ambiente si ricompatti e riempiamo l'Adriatico, sempre forza Pescara. Ecco, prima di andare avanti, qui c'è Alessandro Del Grosso che ha giocato a Bari dal 99 al 2001, 49 presenze, una grande piazza, quindi per il Pescara giocare al San Nicola non sarà facile, anche come condizione ambientale. Diciamo, troverà un bel impatto a livello di pubblico, perché comunque anche lì si è ricreato negli ultimi anni un qualcosa che avevano perso durante gli anni con i vari fallimenti, diciamo, e le varie annate fatte male. Però devo dire che incontrerà un Bari agguerrito, perché comunque... Tu che sei tutto di Bari, oltre che di Salerno, un'altra piazza. Chi c'è dietro a Paparesta? C'è Paparesta adesso. Paparesta e basta. Paparesta, penso. Questo sì, vabbè, sicuramente c'è qualcun altro, vabbè. Perché per tanti motivi, però quest'anno hanno allestito una grande rosa ed è, come dicevamo prima, è una delle candidate veramente ad arrivare tra i primi 2-3, perché ci provano in tutto e per tutto, sia a livello di organico ma anche a livello di tifoseria, perché quest'anno veramente stanno cercando di raggiungere anche un record di abbonati, ecco.
Che tipo di allenatore è Nicola? Ma è un grande motivatore, come vedo, anche se sta l'anno scorso è subentrato, doveva dare una scossa e c'è stata poca, quindi quest'anno è ripartito abbastanza bene, comunque ha in mano una rosa molto, molto importante. Francesco, dimmi. Prima ho preso al volo la battuta del mister quando dicevano, fate sul dire, tanti giovani della prima, ho detto meno male, perché se no cacciavano a metà campionato. E lui credo che stesse per dire una cosa. Lasciamo stare, ma che è meglio. Non so di che parlare. No, non si è sentito perché stava intervenendo Andrea. Lui ha cominciato a parlare, poi io giustamente ho detto aspetta, lo dici dopo. Ma però non lo vuole dire, che ne so. Però andiamo a sentire un attimo Nicola, che è stato intervistato proprio sul nuovo Bari. Qualche battuta con l'allenatore dei Galletti. È un Bari atteso da un campionato da protagonista, non ci si nasconde. È un Bari che vuole entrare tra le squadre che vogliono arrivare nei playoff. Vogliamo migliorare rispetto allo scorso anno. Tutto ciò che poi viene detto su di noi è un po' il gioco delle parti. Ci sono delle situazioni in cui secondo me si esalta anche eccessivamente ciò che siamo. La rosa è importante. E certo, l'ho voluta io e secondo me è una rosa importante, qualitativa, che ci permette e ci permetterà, spero, di arrivare dove vogliamo. Allora, Nicola non si nasconde, vista la forza della squadra, Maniero, Rosina, gente esperta. Ha parecchi giocatori, però secondo me quest'anno qualche difficoltà, infatti ne stavamo parlando. Tipo il Catania dello scorso anno? No, assolutamente. No, secondo me lui ha qualche difficoltà, proprio l'allenatore, a interagire con i stessi giocatori. Dici questo perché? Beh, è perché già qualche tempo fa c'è stato qualche dubbio, secondo me, in società, proprio per quanto riguarda l'allenatore. Adesso allora, si aspettano molto. Altri messaggi, Andrea? Andiamo ancora avanti. Forza Pescara, che vittoria, che ne pensi Enrico? E ospiti, arriviamo ai playoff. Grazie, ciao, complimenti del programma, Francesco da Pescara. Giustamente il tifoso già guarda al traguardo finale, ma come diceva prima Camplone, ci vuole equilibrio, costanza. In Serie B i campionati si decidono primavera, forse anche vicino all'estate. Il Pescara è riuscito a risollevarsi nel mese di maggio, quindi non è che non ci creda più nessuno di più, eppure dopo è stato bravo. Ancora velocizziamo un po' con i messaggi. Sì, Camplone, sono convinto che Camplone, campione, Camplone è un grande. Camplone o campione fa lo stesso. Avanti, Camplone, ti faccio in bocca al lupo per la panchina. Ancora, insomma, quando non gioca contro il Pescara è ben voluto. TV6 no, il mio canale preferito. Deve combattere un po' con la figlia che è tifosa biancazzurra, ti fa anche contro il padre, no? È vero che ha tifato, certo. Mia figlia c'ha i colori biancazzurri, è giusto, perché deve cambiare. Ok, avanti. TV6 il mio canale preferito, abbiamo visto. Siamo qui, ci mancherebbe che... Gatta, Benini, Camplone, Di Cara, eccetera, eccetera. Savorani, Camplone, altri due grandi promozioni in Serie A. Una domanda da Andrea, l'attaccante che ti ha messo più in difficoltà e il più forte. Che nostalgia di quel calcio 4-3, manicomio 0-0. Quindi l'attaccante che ti ha messo più in difficoltà. Ma io quando giocavo... Ce ne sono stati tanti. Ma io non giocavo centrale, dovevo chiedere a Giacomino. Però... Io giocavo sulla fascia. Qualche... No, vabbè, i tempi nostri sono stati quelli più belli, secondo me, la serie più bella con tre stranieri. Se andiamo a vedere quando c'era Rijkaard, Gullit, Van Basten, quella è la serie più bella, come Maradona, Careca, Alemão. Era dura, quella è, secondo me, la serie più bella, con i tre stranieri è quella più bella. Il momento più bello è stato la fine del primo tempo col Milan? Vantaggio. Ma io là non c'ero più, c'è 4-3, sì. Quando è finito 4-3? Diciamo, il mio periodo più bello è stato quando abbiamo vinto Milano, San Siro, con l'Inter, quello è bello. Quanti ne abbiamo ancora, Andrea? Ancora, ecco, quanti l'ultimo campionati per questa Andrea tranche? A Pescara 2, in tutto Pescara. Sei, in tutto ne abbiamo 26, ne ho 23 a Perugia, da giocatore, una ad Ancona, quindi ne ho 26. Da allenatore ne ho 21 a Perugia, e
È un'Unione in eccellenza. Beh, a penne. A vincere è sempre difficile. Non è, no? È facile vincere. No, no. Vincere è sempre difficile. Beh, direi, se sei in quella categoria, vinci. Quella quanti categoria... abbiamo, scusa Andrea? Sì, l'ultimo per questa tranche, sì. Andiamo a vedere. Dobbiamo ricaricare, ne abbiamo tantissimi. Quanto sarà determinante il centrocampo quest'anno? Ricordo che Bjarnason ha segnato ben 12 gol l'anno scorso. Ecco. Forza Pescara. Lo diceva all'inizio della trasmissione Caprone su Bjarnason, su tanti elementi, ma ritiene che questa, pur essendo una squadra diversa, però è una squadra competitiva. Oddo non si nasconde, non si nasconde nessuno. È una squadra competitiva, una squadra tecnica anche, perché i ragazzi che ci sono bravi, sono proprio bravi. È normale che... Vedo che stavamo parlando prima della lista, che forse rientra Bruno, sì. Quindi un centrocampista in più che può dare una mano e può dare esperienza a questa squadra. E Luigi, importante, scusami, sì. La sottolineatura del telespettatore riferita ai 12 gol di Bjarnason, quasi a voler chiedere quest'anno quali sono i centrocampisti che dovranno fare gol, soprattutto lo chiedo a lui che li conosce meglio per le caratteristiche. Ma guarda, avere i suoi gol, 3-4 gol, anche 5 li può fare tranquillamente, non ne fa 12, perché 12 per un centrocampista. Bjarnason faceva la punta aggiunta l'anno scorso, quindi perché molte volte partiva largo, andava dentro, quindi aveva libertà su tutto il campo. E poi bisogna vedere Valotti da trequartista se può far gol, di solito ha grandi capacità di inserimento, quindi sicuramente è un giocatore che può, in qualche gol può fare anche lui. E poi Memushai, insomma, Benali l'ha visto poco, comunque è un giocatore forte, secondo me deve ancora inserirsi in questa squadra, ma anche lui. Però cioè, scordatevi il fatto che un centrocampista possa fare 12 gol. Cioè, Bjarnason l'anno scorso era quasi una seconda punta. Bjarnason giocava la seconda punta. Faceva poi quello che piaceva, cioè, che voleva lui. Molte volte nel 4-4-2 partiva largo e te lo trovavi dietro a fianco alla punta. Faceva gol, sì. Perché faceva bei inserimenti. Lui era molto bravo ad inserirsi. Lo spazio lasciato dall'attaccante. Luigi, il recupero di Bruno nella lista è legato anche a queste condizioni fisiche di Memushai, che probabilmente. Secondo me sì, anche se proverà. L'invernale dovrà sottoporsi a questo intervento. Secondo me sì, anche se proverà Memushai a stringere i denti fino a dicembre, però. Abbiamo anche sentito lo staff medico della nazionale albanese, loro erano abbastanza fiduciosi, per esempio, lo riconvocheranno di nuovo tra un po' nel prossimo giro, quindi probabilmente arriverà fino a dicembre, proverà a stringere i denti e poi si opererà, quindi starà fermo nel periodo della sosta di Natale. A meno che, non, che tipo di operazione deve fare? Lui praticamente deve rimuovere una sottospecie di cisti, come se fosse un soprosso alla caviglia, rimuovere, che gli procura sia delle distorsioni, ma gli dà anche molto fastidio nella corsa, sì. Quindi dovrebbe può giocare con dai 40 ai 60 può giorni. Giocare, sì, dovrebbe non stare fuori tra un mese. Due mesi. Sì. Porco mondo ladro. Andiamo. Avevo sentito che durante la sosta, beh, 20 sì. Giorni, 30 recuperi. Pubblicità e poi ultimi 10 minuti di trasmissione. Perché, Mannaggia la morto. Poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica.
Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore, con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Allora, torniamo in diretta, abbiamo soltanto 9 minuti di trasmissione. Andrea, c'è il finale a Latina? Lo stiamo aspettando perché 5 minuti di recupero dati sono già trascorsi da 30 secondi. Ecco, forse lo diamo ora il finale, eccolo qui, in questo momento. Vabbè, vediamo la classifica aggiornata, quindi dopo questo posticipo, con il Livorno l'unica squadra a punteggio pieno con 6 punti e poi a scalare le altre squadre a 4, il Bari 4 punti, Pescara 3, c'è il Novara che è partito a penalizzazione di meno 2. Ovviamente è una classifica che ancora non dà le grandi indicazioni. C'è qualche squadra che ha già toppato secondo voi o no? Niente di che. Beh, la sconfitta del Cesena ha fatto un po' rumore sul campo dell'Entella, però è un campionato, come dicevano i nostri amici, che si deciderà nel mese di aprile, maggio. Come il campionato di Eccellenza Wisp. Eccellenza Wisp. Ti piace? Come mi sono introdotto. Però chiudiamo su Bari prima, perché giusto, c'è ragione, poi gli ultimi due minuti, esatto. Eccellenza, che voglio vedere che sono capaci di anzi c'è un'iniziativa del quotidiano Il Centro, ne stavo dimenticando, me l'ha segnalato anche Andrea Costantini in regia, poi chiediamo lumi qui a Luigi Di Marzio. C'è questa intervista, questo speciale, se vogliamo, con Campagnaro, che dichiara Pescara tranquillo. Ora le suoniamo alla B. C'è anche una spiegazione. Questa è un'anteprima questa è un'anteprima di un'intervista che troverete sul giornale in edicola domani. Aspetta, non andare così in basso. Ritorniamo
sul titolo perché suona la chitarra, ama il rock. Sì, è un personaggio molto molto interessante. Ora le suoniamo la B perché lui suona la chitarra, ne ha ben 9, anche 2 bassi. È un appassionato di musica rock, Green Day, AC/DC, The Doors. È un appassionato di musica rock a 360 gradi. E oggi ci ha concesso questa intervista in esclusiva in centro a Pescara. È veramente fatto anche il giornalista. Lui ha lavorato per Solo Football, che era un giocatore, era un giornale. Tra poco argentino. Anche Camplone a Sky diventerà giornalista, sì. Perché ieri ha fatto la prima apparizione, poi si siede al tavolo di Vialli, di Mauro e di tutti gli altri. C'era un'altra foto in giù, possiamo continuare a vedere, Maurizio. Sì, questa è la foto durante l'intervista. Domani ci saranno queste 2 pagine sul giornale in edicola. Insomma, è un'intervista molto molto interessante. Ha parlato. Ecco, inizialmente parlavamo proprio di motivazioni, sì. Poter avere il campagnolo. Vi ha detto qualcosa in particolare? Ci ha detto questo. Io mi sono reso conto dopo il mondiale che non potevo giocare più in Serie A. Ho fatto una scelta di vita, mia moglie voleva rimanere in Italia, potevo rimanere anche in Serie A, però non erano molto convinti anche della mia, probabilmente anche delle mie condizioni fisiche. La B potrebbe essere la mia nuova dimensione, però sappiate che il mio passato non conta, dobbiamo resettare tutto. Io sono Ugo Campagnaro a Pescara e non Ugo Campagnaro che arriva dalla nazionale argentina che ha vinto in passato col Napoli, che ha giocato con l'Inter e con la Sampdoria. Insomma, io ho ancora tanti stimoli, ancora tanto tanto entusiasmo, voglio provare a tornare in Serie A, sono frasi fatte, probabilmente vedremo cosa succederà tra qualche tempo appena sarà disponibile. Caplone può essere l'uomo determinante per il salto di qualità del Pescara? Ma ripeto, io credo di sì, se sta bene, questo ha tanta esperienza da dare a questa squadra, visto che è una squadra abbastanza giovane, quindi sicuramente manca di un leader e lui potrebbe fare la parte del leader. Alessandro, sei convinto anche tu? Sì, può aiutare anche i giovani a crescere nei momenti di difficoltà, nei momenti che purtroppo durante l'annata ci si va incontro e sono quelli i momenti peggiori. Avere qualcuno all'interno dello spogliatoio che ti aiuta è importante e lui potrebbe essere uno di quelli. Insomma, Andrea Camplone è fermo per sua scelta, un po' per altre motivazioni, però eventualmente solo in B. Magari per mia scelta. No, dico. No, io sono ancora sotto contratto con il Perugia. Sì, sei arrivato in B, quindi vuoi. Ma guarda, quest'anno, quest'estate mi è arrivata un'offerta dal Lecce, l'ho rifiutata. Perché secondo me veniva accostata anche la Salernitana. No, non c'è mai stato nessun contatto Salernitano, quindi ho preferito rimanere. Perché hai rifiutato Lecce? Perché ho fatto 10 anni di gavetta e sono arrivato in B da solo, con le mie mani, da solo. Posso dirlo tranquillamente. Non è il procuratore, Andrea Camplone, quindi vero? Volevo vedere se poteva avere un'altra chance in B. Poi se non arriva è normale, rimetto in discussione e riscendo di categoria. Ecco, a un allenatore giovane come Alessandro Del Grosso, che consigli dà Andrea Camplone, a parte adesso la vostra amicizia, i vostri rapporti? Di fatto gol della Sampdoria, Enrico. Attenzione. Gol della Sampdoria con Eder, col Bologna in 10 uomini per l'espulsione di Rizzo, 75esimo gol di Eder, a te. Che si sono detti? Gli ho detto legati un carro perché sennò qua non alleni mai. Ce l'hai un carro, no. Alessandro? Mani mie, lavoro mio, spero. Questo è un po' più dura, eh? Dove. Intanto vi divertite, come diceva Francesco, questo vuol sapere. Parliamo di questa eccellenza WISP. Torneo WISP. Allora, che noi, fate? Noi abbiamo una squadra dove siamo tutti allenatori, tranne l'allenatore che non è un allenatore. Intanto lo salutiamo, Roberto Bombini. Bombini, ex lui portiere non ha patentino, lui non ha patentino, ex portiere del Pescara ai tempi quando c'era Pacchiarotti, sì. Insomma. E questo è nato tutto per gioco. No, per gioco. Voleva riformare la vecchia primavera, perché noi c'è Giacomino Di Cara, c'è Franco Marcheggiani, Felice Mancini, siamo un po' tutti quanti dell'ex Pescara Primavera. E da lì poi abbiamo iniziato a vincere, noi siamo la pluridecorata, si chiama Quelli della Notte. Facciamo Quelli della Notte. L'eccellenza WISP, e c'è anche lui, anche se ci ha lasciato, per andare con il Pescara Smile di Oddo. No. Non ho capito. Sì, si è venduto. Eccolo là, lo vedi amo? Lo vedi? Vedi, comunque l'anno scorso ha vinto Pescara Smile. L'anno scorso ha vinto il Pescara Smile. Il girone. Quindi poi noi siamo arrivati secondi perché
Il nostro allenatore, l'allenatore non funziona. No, il nostro allenatore è andato in vacanza. Dovevamo giocare alle 9, cioè dovevamo giocare alle 7, siamo presentati alle 9, dove era tutto spento. No, vabbè, ci divertiamo, siamo un gruppo di amici, c'è Esposito, Mauro Esposito, ci sono diversi onesti. Giocatori onesti, viene Dario Rossi, quando non, adesso un pochino meno perché sta a Cagliari. Insomma, abbiamo fatto una bella squadretta, ci divertiamo. Il nostro allenatore sa che non scendiamo in campo se non c'è il ristorante pronto dopo la partita. Sì, ma qui è venuto, tu sei testimone, Riccardo Klinko, che ha detto io dirigo la squadra. Esatto, no? Praticamente lui. Allora, Klinko è al record, ha fatto due presenze da quattro minuti e ha fatto due gol. Klinko non era allenatore, giocava anche lui. No, qui l'allenatore è giocatore, ma no, lui è allenatore in seconda, perché l'allenatore in prima è Roberto Bombini. Due partite, tre minuti, due gol. Due gol. Fuori classe, un fenomeno. E rende un fuori forma. È un fenomeno questo. E giocate il lunedì. Il lunedì. Non vengono mai, capito? Lunedì sera. Il nostro campo è Zanni. È Zanni il nostro campo. Dove c'è e a che ora giocate la sera? Sembra alle 21. Alle 21. Poi possiamo giocare quando dobbiamo andare lì a fare le trasmissioni. No, ma è un bel campionato, Poi la nostra emittente ha l'esclusiva di queste manifestazioni. Anche perché incontriamo squadre giovani che corrono, noi con la nostra esperienza. Proprio, che come fate voi? Però deve essere garantito il dopo partita. Sì, sì. Il nostro allenatore sa che non scendiamo in campo se non c'è il ristorante prenotato dopo la partita. Lo sa. E sono d'accordo. È l'unico di questa squadra che non ha il patentino. Se vedete che se questo non mi portava a cena al ristorante di Borgo qua vicino, io stavo qua. Ehi. Il bello di questo è che si gioca alle 9 meno 5 arriviamo quasi tutti. Io peggio di tutti, 9 meno un minuto. Non facciamo preparazioni, facciamo niente. Che modulo gioca Bombini? Mister, partiamo con un 4-3-1-2. Sì. Però finiamo sempre con un 2 e tutti avanti. Tutti avanti. No, abbiamo con noi il centrale Ugo Dragone, l'allenatore. Insomma, è una bella squadretta, ci divertiamo tanto. Siamo alla fine. Andrea Camploni è tornato in TV dopo quanti anni? Giocavo io. Non mi è andato in TV. 92. Nel 92 ero capitano. Televisivo, non ero capitano. No, ero capitano. Come Zoff nella squadra dell'82, lui era il delegato a parlare. Immagina. Silenzio stampa e Camplone capitano doveva parlare. Madonna, è stato un anno bruttissimo. Sudavi più lì che in campo. Madonna, ragazzi. Andrea, in bocca al lupo per la tua carriera, grazie per aver accettato il nostro invito. Un altro pescarese che sicuramente porterà in alto il nome della nostra città. Grazie a Alessandro Del Grosso che deve crescere come tecnico, come carriera, no? Adesso questa esperienza a Lanciano ti sta dando delle belle soddisfazioni, una società organizzata, quindi ci sono tanti pescaresi anche lì, quindi stai in famiglia anche tu, in bocca al lupo anche a te. Luigi, grazie. Complimenti ancora per la vostra iniziativa di Campagnaro. Francesco, noi ci rivedremo lunedì prossimo. Andrea, possiamo chiudere con i risultati, quindi 2-0 per la Sampdoria, segnato Soriano al 79esimo, ora siamo davvero a 7 minuti dalla fine della partita, che è già decisa col Bologna in 10 uomini. Ricordiamo Latina Trapani 1-1. Una curiosità, si è appena fatto sentire telefonicamente, ma abbiamo dovuto rimandare indietro il collegamento. Riccardo Klinko, non so se volete salutarlo. Arca miseria, eccolo Riccardo. Riccardo, questa sera eravamo tempestati di telefonate, non abbiamo avuto tempo, anche messaggi. Voleva puntualizzare, hai capito Riccardo? Lui poi tornerà nello studio, sentirete qua. Vi difendo io, grazie. Maurizio da qui, ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto. Arrivederci. Non si arrende mai.
Serie B con te.it, il campionato degli italiani.